Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 29 gennaio 2020. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani locali. Subito sul centro, prima pagina dell'edizione di Pescara. Caos A14, il dissequestro è possibile. La società Autostrade è ottimista dopo l'ennesima richiesta ai giudici. Sotto la testata andiamo a leggere per la politica. Abruzzo, la proposta di Zennaro, Alleanza Movimento 5 Stelle PD, Pezzopane, proviamo, Marcozzi dice no. E poi il processo di Rigopiano per la strage di Rigopiano, la regione si costituisce parte civile, Previdenza, pensioni 2020, tutte le novità per uscire in anticipo. E poi siamo alla fotonotizia e a Montesivano sale la protesta, la città così scoppia, commercianti pronti ad avviare una class action, sempre in riferimento ai disagi appunto dovuti alla chiusura del viadotto Cerrano. E poi ancora il caso Auchan Conad, a rischio 540 posti di lavoro, allarme per i dipendenti dell'Iper di Pescara e Cepagatti del supermercato di Via Tiburtina. I sindacati si appellano all'assessore regionale Febbo. E poi ancora a Pescara, vigili urbani, oggi il nuovo comandante. E poi per il calcio siamo in pieno calciomercato, anzi siamo nelle ore finali, venerdì alle ore 20 il gong. Ebbene, sfuma Pucino sul fronte Pescara chiaramente, Alastra sarà il vice Fiorillo. E poi ancora botte ai quattro figli, processo per la madre, Pescara donna accusata di maltrattamenti, tre ragazzi hanno disturbi cognitivi. Il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Brad e Jennifer, la minestra che fa sognare, il riferimento è al ritorno di fiamma tra gli attori Brad Pitt e Jennifer Aniston. Andiamo ora sulla edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, ecco l'apertura, il ciao. Sparisce tra urla e proteste. Chieti, la legge che liquida fondazione e sede approvata in regione. E poi la fotonotizia a centropagina. Simona gioca in A1 ed è dirigente della Philip Morris, l'ortonese, cordisco, ingegnere in campo e fuori. Poi all'interno delle pagine c'è l'iniziativa del quotidiano Il Centro, scegli il tuo sindaco, il riferimento appunto è alla corsa al sindaco che si aprirà per la città di Chieti. E poi ancora soldi spariti, l'inchiesta si allarga, Chieti derubati dall'impiegato delle poste, si sospettano altre vittime. Andiamo sull'edizione Teramana del Centro, qui l'apertura è la medesima che abbiamo visto per l'edizione di Pescara. Con il caos A14, il dissequestro appunto è possibile. La fotonotizia a centropagina. Università Open Day da record con 1300 ragazzi a Teramo da tutta la regione. E poi i richiami di cronaca, il giallo di Tortoreto. Giulia e i genitori vanno alla Corte europea dopo il no del PM a riaprire il caso della morte della figlia 19enne. I coniugi di Sabatino si rivolgeranno all'organo di giustizia dell'Unione. E poi a Giulianova, case sull'acqua nel porto per i turisti. La situazione nell'amministrazione comunale di Teramo, rimpasto a Teramo, Italia Viva non è ancora fuori dai giochi. E poi ancora tasse sospese, in arrivo la stangata, l'Agenzia delle Entrate alle imprese del cratere 2016, dovete versarle per intero. Andiamo ora sull'edizione dell'Aquila, del centro, l'apertura diventa un giallo, il furto di gasolio all'Aquila, i sospetti dei carabinieri sui 20.000 litri spariti sul Gran Sasso. La fotonotizia, Ali, il venditore di rose, restituisce un portafogli smarrito, gesto di onestà all'Aquila. Andiamo poi sui richiami, siamo ad Avezzano con la vicenda del Foundry, investimenti per 18 milioni, il Foundry investe 18 milioni di euro sullo stabilimento di Avezzano e si prepara a lanciare sul mercato mondiale 43 nuovi prodotti. Sempre
Sempre in Marsica, Luco dei Marsi, compratori svaniti, raggiro da 50.000 euro. E poi a Sulmona, crisi politica, si sfalda il fronte anti-Casini. E poi ancora Autovelox Bussi, i primi ricorsi accolti, aquilani multati, giudice di pace di Pescara sospende alcuni verbali prima di decidere. E poi andiamo sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo, dunque cambiamo testate, siamo all'apertura, Tua, scontro sulle consulenze. Bus, la società del trasporto pubblico, ha speso 225.000 euro per la comunicazione. Paolucci, subito alla commissione d'inchiesta. D'Annuntis, una mistificazione. E poi autostrada paralizzata, traffico, caos, il dossier è già ad Avellino. Andiamo sotto la testata nel Pescarese, a Colle Corvino, banditi armati rapinano a della sala slot, addio 60.000 euro. E poi il caso, accusato di violenza ma era innocente, assolto dopo anni di ingiuste accuse. E poi per lo sport, calcio di Serie B, Pescara, mercato agli sgoccioli, biancazzurri a mani vuote, il Delfino anzi continua a perdere pezzi e ora le scelte diminuiscono, fino a venerdì bisognerà correre, serve un difensore e un attaccante. E poi di spalla leggiamo, virus cinese, la regione scende in trincea, incontro con specialisti e primari, corrette informazioni ai pazienti. A Giulianova la fotonotizia, via dagli alberghi degli sfollati del sisma, 1.000 sfratti entro febbraio. Sempre in taglio medio, ricostruzione KO Maxi inchiesta, finisce nel nulla all'Aquila, irregolarità negli appalti dei palazzi, assoluzioni e prescrizioni spazzano tutto. In taglio basso, imprese alla ex El Foundry, il piano di rilancio. La città, il quotidiano della provincia di Teramo, spia le ballerine con le telecamere, questa è l'apertura. Gestore di un locale di Martinsicuro denunciato dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro. E poi sotto la testata la giunta bis, quella di Teramo, il sindaco incontra di nuovo Italia Viva. E poi ancora andiamo a centro pagina con una foto del famigerato viadotto Cerrano della A14. Autostrade ci riprova, depositata ieri una nuova istanza per il dissequestro. E poi alcuni richiami di spalla, ecco qui il bar dell'ospedale a Teramo, la ASL intima lo sfratto per la fine del mese. Notaresco Chieti, 4 DASPO tra i tifosi neroverdi, riferimento alla partita giocata all'inizio dello scorso dicembre. Teramo Calcio, il calendario può dare una mano. E poi ancora, statale danneggiata anche a Roseto, il sindaco Di Girolamo chiede aiuto ad ASPI e Regione. E poi ancora in taglio basso, il pentito di mafia, nelle sue memorie Mutolo ricorda anche Teramo. E poi l'editoriale quest'oggi firmato dal nuovo direttore del quotidiano La Città, che si presenta, Serena Suriani, una scelta serena. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo ora a sfogliare le pagine, le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Siamo qui sul Corriere della Sera, questa è l'apertura, virus, la corsa ai rimpatri, la Farnesina, ponte aereo con la Cina, 4 casi di contagio in Baviera, gli italiani potrebbero tornare con un volo francese, le vittime superano quota 100. E poi sotto la testata, crisi nel Medio Oriente, Trump, un piano di pace che soddisfa Israele. Tornando alla politica di casa nostra, caos 5 Stelle, lite sull'alleanza alle regionali, Franceschini, sarà bipolarismo tra PD e Lega. Poi le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il centro è indispensabile, Salvini non si suiciderà. Di spalla ancora, con l'addio appunto a Kobe Bryant, la nebbia, lo schianto, l'addio a Kobe, il racconto di quegli ultimi 12 minuti. Il Tribunale di Sassari, la sentenza sui giudici onorari, vanno assunti. E poi a centropagina la fotonotizia, pompieri in piazza a Parigi e scontro con la polizia, chiedono migliori condizioni di lavoro.
Prima pagina di Repubblica, Salvini, guai in casa, Giorgetti critica la campagna elettorale, Meloni Berlusconi no a candidati leghisti nelle regioni del sud, Zingaretti accoglie l'appello di Prodi, nei Dem anche non iscritti, odio la sinistra con la puzza sotto il naso, Elly Schlein la più votata, il PD smetta di guardare al centro. E poi ancora di spalla il piano, Trump ridisegna Israele e Palestina. A centro pagina ecco la fotonotizia, virus Wuhan, più di 100 morti, nuovi contagi, paura in Europa, in Germania il primo malato che non era stato in Cina. Andiamo ora in taglio basso, lo sport, il tennis, miracolo in Australia, le 7 vite di Federer, solo fortuna dopo aver annullato 7 match point e aver vinto il match contro Sandgren. E poi contro la crisi, la notte bianca per dare luce alle edicole. Proseguiamo e siamo sulla prima del Messaggero, l'apertura, virus, ponte aereo per gli italiani, salgono i morti, sì, batteremo il demone, piano rimpatri da Wuhan, patto tra Roma e Parigi, un caso sospetto a Napoli dopo un soggiorno a Roma, danni alla Cina, a rischio l'intesa sui dazi, sotto la testata lo sport, la morte di Kobe Bryant in elicottero, mai con la moglie, silenzio negato, polemiche a San Siro. E poi calciomercato, Capitan Florenzi saluta la Roma e se ne va a Valencia, ecco Perez e Villar. Dunque scendiamo a centropagina, tregua sulla giustizia, domani la verifica, alleanze, 20 di scissione nel Movimento 5 Stelle, congresso rinviato dopo il referendum. Poi ancora la fotonotizia, Israele e Palestina, due stati separati, il piano di Trump, Netanyahu d'accordo, rifiuto di Abu Mazen. E poi ancora in taglio medio, codice della strada, lo stop del tesoro, non ci sono soldi, l'iter doveva partire ieri senza copertura, molte misure legate alla sicurezza in auto. Poi ancora in taglio basso, pensioni straniere, tassa in Portogallo, nel buon ritiro di molti italiani arriva un prelievo del 10%. E poi l'uomo che vuole la verità sull'Olgiata, addio a Mattei, marito di Alberica, fece riaprire il caso. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina del Tempo, paura del contagio cinese a Roma e psicosi, mascherine esaurite in gran parte delle farmacie e le protezioni per il coronavirus e dove ci sono prezzi alle stelle. In Italia al momento nessun caso accertato, paura per i voli privati dalla Cina in arrivo a Fiumicino. E poi il Tempo di Osho con la foto notizia sulla prima del Tempo, Matteo Salvini all'assalto di Virginia Raggi, lei reagisce, stacchiamo tutti i citofoni, scusi, lei si spaccia per sindaco. E poi l'intervista di Spalla al politologo Lutwak, sicuramente non è un'arma da guerra ma un virus naturale, qui tornando a parlare della vicenda coronavirus in Cina. E poi ancora in taglio medio, terremoto, odissea, ricostruzione, pratiche per la ristrutturazione che ripartono da zero a causa del mancato rinnovo dei contratti ai funzionari dell'ufficio regionale per la ricostruzione. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina della Stampa, l'apertura, fronte contro Salvini, l'idea di Conte che fa infuriare i 5 Stelle, l'apertura del Premier a una formazione unica progressista spacca i 5 Stelle, parla Bonaccini, basta liti nel governo e i grillini sbagliano a isolarsi. E poi ancora dopo i successi di Piazza, specie in Emilia, le sardine aprono la campagna del Sud e spaventano il Movimento 5 Stelle. La fotonotizia, il piano di Trump, Gerusalemme capitale indivisa di Israele. La prima pagina del Manifesto con questa apertura, buonanotte Palestina, Trump offre uno Stato ai palestinesi ma in realtà propone solo una entità fantoccio, senza sovranità, Netanyahu applaude, per l'ambasciatore USA Friedman Israele può annettersi subito le colonie illegali della Cisgiordania, la collera di Abu Mazen e di Hamas.
E poi ancora andiamo a vedere sotto la testata del manifesto, è ora una coraggiosa nazionale, Nicola Fratoianni, segretario uscente di Sinistra Italiana. La prima pagina del Fatto Quotidiano, l'apertura parte la corsa tra Contiani, Dibba e Di Maiani. A un mese dagli stati generali del Movimento 5 Stelle, Di Battista prepara una mozione antiliberista, la Castelli frontwoman per Di Maio, Patuanelli, Taverna e Grillo pro governo. Qui vediamo i tre volti con le tre anime all'interno del Movimento 5 Stelle in vista appunto degli stati generali. Poi andiamo in taglio medio con l'intervista a D'Alema, i 5 Stelle non sono finiti e il PD può vincere solo con loro, la distinzione destra-sinistra è attuale, Conte lo ha capito, l'Emilia Romagna non è l'Italia, i Dem da soli produrrebbero un bipolarismo zoppo, dice appunto D'Alema. E poi in basso, coronavirus, italiani a Wuhan per il rimpatrio, si aspetta Pechino, Buscaglione, 60 anni senza Fred, il mito che rideva su di sé. E poi andiamo sulla prima pagina dell'Avvenire, andiamo dunque anche a chiudere questa parentesi legata ai quotidiani nazionali. Ecco qui l'apertura, stati asimmetrici, Trump presenta il piano di pace per il Medio Oriente, riconosciuta la Palestina, a Israele le colonie e Gerusalemme capitale indivisa. Proteste nei territori, un tunnel per collegare Cisgiordania e Gaza, ai palestinesi alcuni quartieri a est e 50 miliardi. Poi la foto notizia, nuovo Padre Nostro si recita dall'Avvento nel Messale, arriva la traduzione più fedele. Poi ancora profughi alla fine in porto, ma 237 restano sulla nave a Taranto, i 400 della Ocean Viking, 77 sbarcati a Malta in attesa la Open Arms. Lasciamo dunque i quotidiani nazionali e torniamo ai locali, andiamo a sfogliare le pagine del Centro. Pagina 2, eccola qui, pensioni, tutte le novità previste nel 2020. Parte anche il tavolo di confronto per riformare la Fornero e far scendere il limite di età a 64 anni. Intesa entro settembre. E poi ancora in taglio medio, l'INPS andrà a casa prima, chi andrà a casa prima, chi riscatta il diploma di laurea. Si può fare anche dopo i 45 anni di età. E poi in taglio basso, vita indipendente no di Ferrante, la polemica sulla nuova legge. Poi ancora il presidente di Carrozzine Determinate aggiunge un errore, le modifiche. E poi ancora siamo al caos viabilità, causa 14, conto alla rovescia per il dissequestro, depositata la richiesta alla procura di Avellino per far tornare i tir sul Cerrano, l'ASPI non fa previsioni ma è ottimista. E allora, a tal proposito, ieri si è parlato anche in Consiglio regionale di questa vicenda, vediamo il servizio con la mozione presentata dalla Lega. Oggi la Lega in Consiglio regionale presenta la risoluzione per la richiesta dello stato di emergenza sulla situazione della strada statale 16, situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più difficile. Sì, assolutamente, col passare dei giorni anche il carico di problemi e di preoccupazioni che devono sopportare le comunità e le amministrazioni comunali coinvolte diventa davvero insopportabile, anche perché purtroppo non vediamo ancora la fine di questo tunnel, la luce per risolvere questo problema. Per cui adesso bisogna cominciare a dare anche delle garanzie a queste popolazioni, non soltanto che questa emergenza passerà, ma soprattutto che i danni che sta provocando in qualche modo possano essere risarciti, perché veramente già abbiamo la percezione di danni tangibili alle attività commerciali, alle infrastrutture viarie cittadine, e poi c'è anche il problema della salute, di questo smog che i cittadini cominciano ad avvertire in modo pressante. Anche domenica scorsa, quando abbiamo svolto una manifestazione
manifestazione pacifica insieme ai sindaci e alla popolazione, questo aspetto è emerso con grande evidenza. Quindi è evidente che noi chiediamo questo impegno per il tramite del Presidente al Governo affinché la nostra provincia non venga lasciata sola, chiediamo celerità nella risoluzione del problema e poi anche una presa di coscienza rispetto, ripeto, ai danni creati e alle risposte che le cittadinanze di Silvi, di Pineto, di Montesilvano e di Città Sant'Angelo aspettano. Naturalmente la nostra è stata una sommaria valutazione che poi dovrà essere svolta da chi dovrà evidentemente calcolare con esattezza. Noi abbiamo fatto una stima preventiva e presuntiva che potrebbe essere anche per difetto, per eccesso, però è un modo per far capire che il danno che si è creato è un danno veramente enorme e che forse fino ad oggi è stato sottovalutato, perché ci si preoccupa giustamente delle difficoltà viarie che incontriamo giornalmente. Io stesso sono capitato venerdì nel caos che è successo più a nord sulla 14 nel versante Ascolano, è bastato un solo giorno, lì è successo il finimondo. Ecco, quello che lì è successo un giorno da noi ormai si sta verificando da settimane, quindi questo per far capire che la situazione è veramente seria, preoccupante, e noi ci aspettiamo dallo Stato, dal Governo e dalla società che gestisce il raccordo autostradale delle risposte chiare e, come dire, non elusive ed evasive. Proseguiamo sempre su pagina 3, ecco, 750.000 euro per i centri antiviolenza, la regione potenzia la rete di assistenza alle donne all'Aquila, il giudice Di Nicola affronta il tema. Pagina 4, con appunto il Consiglio regionale, il Ciapi sparisce tra le proteste in aula, la maggioranza approva tra urla e striscioni la legge che mette in liquidazione la fondazione e fa vendere la sede, e sospiri conferma, c'è un'inchiesta della Corte dei Conti sui bilanci della Fira. Andiamo poi in taglio alto, Rigopiano, la regione diventa parte civile, chiede i danni ma allo stesso tempo deve difendersi, la giunta dà l'incarico all'avvocato Pisani. La pagina dedicata ora alla cronaca di Pescara con il caso Auchan, noi esclusi dal piano Conad, futuro incerto per 540 lavoratori, allarme per i dipendenti degli iper di Pescara e Cepagatti e del supermercato di via Tiburtina. I sindacati incontrano oggi l'assessore regionale Febbo, la regione ci aiuti a trovare acquirenti. Poi aggiunge Davide Frigelli, sindacalista della CISL, l'unica speranza è legata al gruppo titolare del punto vendita Despar di Piazza Duca. Proseguiamo e siamo a pagina 15 con la cronaca, botte ai quattro figli, madre a processo, la donna è accusata di maltrattamenti, docce gelate e percosse con la cinta ai ragazzi, tre dei quali hanno disturbi cognitivi. Andiamo avanti, siamo a pagina 16, Polizia Municipale, oggi il nome, comandante dei vigili, si presentano solo in 6 ai colloqui con il sindaco, la metà dei convocati, assente il favorito Cichella, ma il primo cittadino ribadisce, non ci sono preferiti, decido sulla disponibilità H24. Tra i candidati restano in lizza l'ex capo della Polizia Locale di Milano Barbato e il pescarese Palestini. In taglio medio leggiamo Riviera Sud al via il ripascimento nei lidi, l'assessore sul litorale danneggiato dall'erosione, la sabbia è già disponibile alla Madonnina. Andiamo avanti con il sogno del pescarese Remigio, ecco qui il sogno di Remigio, stasera la domanda da 1 milione di euro, il manager originario di Scafa, 30 anni, ex allievo del classico, desiderava partecipare al quiz fin da quando era bambino e non accadeva dal 2011 che un concorrente della trasmissione di Gerry Scotti arrivasse al quesito finale, come ha fatto il giovane abruzzese nella scorsa puntata. Andiamo a vedere poi in taglio medio, il liceo classico elimina la plastica, il progetto promosso dalla provincia, tre erogatori di acqua a ogni piano e 1200 borracce agli studenti.
Pagina di Montesilvano, anche in questo caso tiene banco la vicenda viabilità, divieto ai tir e indennizzi le richieste al sindaco, la mozione di PD e Movimento 5 Stelle a tutela della salute dei cittadini e degli interessi commerciali, si sta negando il diritto alla libera circolazione, c'è già un calo di prenotazioni e poi ancora i consiglieri aggiungono, chiediamo all'amministrazione di quantificare i danni e di presentarli ad Autostrade e intanto appunto la città scoppia, poi la presa di posizione di Confesercenti, danni enormi, commercianti pronti ad avviare una class action. Proseguiamo e siamo a Città Sant'Angelo. Immondizia e incivili, azienda beccata dai vigili, è scattata la denuncia decisiva, l'ispezione delle buste abbandonate per strada, il sindaco Perazzetti dice combatteremo questi reati ambientali anche con le fototrappole. E poi ancora la tragedia di Spoltore, bimbo di un mese morto nel sonno, oggi l'autopsia. Andiamo ora a pagina 29, siamo a Francavilla al Mare, Fondovalle Alento, scontro in auto con un cinghiale, salva la conducente di 24 anni, nell'impatto con l'animale l'auto è andata distrutta, sotto shock la giovane di Torrevecchia Teatina, l'ultimo incidente del genere era avvenuto a novembre sulla stessa strada e sale la preoccupazione. Avanti ancora, siamo nel Pescarese, a Colle Corvino, banditi armati rapinano l'incasso delle slot, la vittima, il dipendente di una società, è stato affiancato in auto mentre portava i soldi in banca, 60.000 euro, e ci sono le indagini dei carabinieri. Poi in taglio medio, oltre 200 studenti per la Shoah, Popoli celebra la giornata della memoria e sistema una pietra d'inciampo. Andiamo avanti e siamo alle pagine di Chieti, soldi spariti alle poste, anziani nel mirino, impiegato arrestato e l'inchiesta si allarga dopo il caso di due pensionati derubati, si sospettano altre vittime e l'azienda sospende il presunto dipendente infedele. L'indagato verrà interrogato venerdì in tribunale, nei suoi confronti potrebbe scattare il sequestro patrimoniale per una eventuale confisca. E poi ancora la cronaca, la perseguita anche su Instagram, nei guai, il PM chiede il processo per un 27enne che molestava la ex fidanzata, lei ho paura di uscire di casa. Poi ancora in taglio basso, è incinta, ma non è vero, carcere confermato, prova a evitare l'arresto della compagna e al settimo mese di gravidanza il tentativo va a vuoto. Siamo in provincia di Chieti, a Ortona, ferri a vista sui pilastri, il pontericcio fa paura, pezzi di cemento staccati, a Ortona appunto il viadotto lungo la statale 16 Adriatica preoccupa per le sue condizioni, l'ufficio tecnico e il sindaco Castiglione sollecitano l'ANAS a controllarlo. E poi ancora a Lanciano, topi e umidità dove vivono i bambini, appello dei residenti di una palazzina, edificio costruito 4 anni fa. È già cadente. Siamo ora alle pagine di Teramo, terremoto 2016-2017, erario all'attacco, tasse, niente sconti sui pagamenti, una mazzata su 15.000 aziende, arrivano gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate, si devono versare per intero le somme sospese nel 2017, il commercialista Matone, penalizzate le piccole imprese, bisogna fare una legge come per il 2009. E poi ancora il caso di Giulia va alla Corte Europea. I genitori della ragazza di Tortoreto precipitata dal cavalcavia non si arrendono, è stata uccisa, dicono. Ancora siamo in provincia di Teramo, incubo TIR a Silvi, l'ARTA rileva anche l'inquinamento acustico, installato un apparecchio lungo la statale 16, i risultati saranno resi noti tra una settimana, il PD chiede al sindaco una ordinanza per limitare alle ore notturne il transito dei mezzi pesanti. E poi ancora a Pineto, lavori davanti alla Pineta Catucci non saranno sospesi, l'amministrazione stoppa i residenti e tutto a posto. E poi ancora in taglio basso ad Atri, discarica, altre accuse al consorzio, l'assessore Centorame contesta le controdeduzioni inviate alla regione. E ora le pagine dell'Aquila con
il caso, il giallo del gasolio sparito a 2000 metri, sono 20.000 litri spariti. Resta il mistero dopo l'annuncio shock dell'amministratore unico del centro turistico, stipendi in ritardo ai lavoratori. I carabinieri in quota per avviare le indagini, la sottrazione potrebbe risalire allo scorso novembre, il precedente del 2012, quando ci fu un episodio analogo mai chiarito. E poi ancora, in taglio medio, autovelox di Bussi, accolti i primi ricorsi, il giudice di pace di Pescara ha sospeso alcune multe contestate in attesa di una decisione definitiva. E poi in taglio basso, l'uomo delle rose restituisce il portafogli e la storia di Ali, il bengalese che vende i fiori nelle strade della Movida, e il suo gesto di onestà. L'ultima pagina prima di andare in pubblicità: ad Avezzano e il Foundry investiremo 18 milioni e realizzeremo 43 nuovi prodotti. Il numero uno dell'azienda della microelettronica d'Antiochia, consolideremo la nostra capacità, ma per i proprietari cinesi è elevato il costo del lavoro, dubbi su come affrontare le ore in esubero, 5 clienti in più e solidarietà revocata con 2 mesi d'anticipo, iniziate le assemblee in fabbrica. E poi ancora in taglio basso, le parole dell'assessore regionale Febbo: prioritario tutelare 1500 dipendenti, si può accedere a finanziamenti agevolati, aspettiamo richieste concrete. Noi ci fermiamo per il momento, finisce qui la prima parte di Mattino 6, ora le previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo con il Messaggero, la città e altri servizi oltre che le pagine di sport. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6, subito con le pagine del Messaggero. Autostrada paralizzata, caos in A14, Marsiglio, dossier ad Avellino, la Lega è emergenza, il carroccio non vuole aspettare i giudici e spinge per la dichiarazione della crisi. Intanto tra le proteste dei dipendenti è stata approvata la chiusura del Ciapi. Il governatore, la priorità assoluta è riaprire il viadotto del Cerrano, l'estinzione del centro di formazione, dure accuse da Democrat e Grillini. E poi in taglio basso le parole dell'ex assessore regionale alla sanità Paolucci: consulenze d'oro attua subito la commissione d'inchiesta. Comunicazione: l'azienda del trasporto pubblico dei bus ha speso 225.000 euro. C'è la replica del sottosegretario D'Annuntis: il precedente CDA aveva stanziato di più, ci vuole onestà. E allora andiamo a vedere l'intervista a Paolucci, all'ex assessore regionale. Il governo regionale, per bocca del sottosegretario Umberto D'Annuntis, ha confermato tutto. In TUA si affidano consulenze onerose e discutibili in materia di comunicazione, mentre il servizio di trasporto pubblico locale fa registrare disservizi, pullman fermi in autostrada, corse cancellate, tagli alle percorrenze. Il governo Marsiglio è sempre più il governo delle poltrone e degli incarichi, e la TUA viene gestita con criteri poco trasparenti. Queste le parole di questa mattina del capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, che nel corso della seduta del consiglio regionale che si è tenuta a Pescara ha presentato una interrogazione sugli affidamenti della società TUA S.p.A. La maggioranza ha confermato tutti i nostri sospetti, ovvero che il consiglio di amministrazione di TUA versa in una situazione di illegittimità. Hanno dato l'incarico a un membro del consiglio di amministrazione il giorno prima di essersi poi successivamente dimesso, per consentire al CDA la rinomina dello stesso CDA. Per noi è una procedura illegittima, oltre che fortemente inopportuna dal punto di vista politico. E in secondo luogo hanno portato avanti un bando dove ha risposto una sola società dopo 9 inviti di comunicazione, a base d'asta 225.000 euro, quando si taglia tutto. Oggi a TUA basta chiedere ai cittadini di servizi che hanno gli studenti, i lavoratori, i mezzi che rimangono fermi, tutti che stanno a piedi, si dà una consulenza fatta in questo modo di 225.000 euro. E poi la domanda è: ma è la stessa società che fa anche comunicazione politica al centrodestra, per esempio? Ecco perché noi, a maggior ragione e più di prima, chiediamo la commissione d'inchiesta. Fu un'idea lanciata da Giuliante, raccolta da Marsiglio, tutte e 13 consiglieri regionali dell'opposizione,
avuto modo di presentarla come primo firmataria o hanno avanzato e depositato questa richiesta. Chiediamo luce, chiarezza e una commissione che possa indagare su una gestione che sta affossando il trasporto pubblico abruzzese. Pagine della cronaca di Pescara sul Messaggero, rivolta per il murale oscurato da Pep. Il fiore disegnato da Marchegiani ha cancellato l'opera pirata realizzata negli anni 90 dal collettivo di writer The Fitting Gang. Uno dei reduci accusa: so che la street art non è per sempre, ma il nostro graffio urbano ha fatto storia, era la frontiera del sud. Marinella Scrocco propone di dipingere l'asse attrezzato con i colori di Summa. L'unico limite è la sicurezza. E poi ancora le due immagini a confronto pubblicate dal fotografo Simone Piccirilli animano il dibattito. Gruppi di artisti urbani chiedono da tempo di poter decorare altri piloni della sopraelevata. Poi ancora in taglio basso, programmi e notizie quando TVQ accese le serate dei pescaresi. Si spengono gli schermi della prima rete privata, Danduccio, Olivieri, Mingione e Ferrante, i ricordi dei protagonisti. Proseguiamo, siamo sempre sulle pagine di Pescara. E Danilo Palestini, il nuovo capo dei Vigili Urbani, selezione completata in giornata l'annuncio del sindaco. Il rivale più quotato, Giovanni Cichella, ieri ha rinunciato. Meno della metà dei 13 ammessi si è presentata al colloquio finale, l'incarico sarà per 3 anni. E poi ancora in taglio medio, 4 figli in balia della madre padrona, perizia psichiatrica per l'imputata finita a processo per una serie di gravissimi maltrattamenti. Sempre nelle pagine di Pescara, ma qui siamo in provincia, rapinato l'incasso della sala giochi, colpo da 60.000 euro a Colle Corvino, bloccato per strada da 3 banditi, il dipendente diretto in banca. L'uomo era da poco uscito dalla casa del titolare dove aveva prelevato il denaro. I carabinieri cercano una BMW, erano mascherati e hanno agito in pochi istanti. C'è la firma di una banda di professionisti. E poi ancora in taglio medio, TIR, l'inferno di Montesilvano, traffico in tilt e smog alle stelle, peggiorano i dati delle centraline, residenti e negozianti esasperati, opposizioni all'attacco, chiudere subito la statale 16. Avanti ancora, siamo alle pagine dell'Aquila, la maxi corruzione post sisma è finita in una bolla di sapone, archiviata l'indagine che aveva ipotizzato un accordo illegale tra imprese e funzionari. Nel mirino della procura erano finiti i lavori assegnati per la messa in sicurezza, anche le intercettazioni telefoniche sono state rese non utilizzabili, tirano un sospiro 12 persone. Di spalla Gran Sasso, Navarra, il presidente del parco, ora apre, nessun divieto per le e-bike. In taglio basso, comune, nuove tensioni in maggioranza. Salta ancora il numero legale durante il Consiglio, tante le spine nel centrodestra, nel comune appunto dell'Aquila. Andiamo avanti, sempre all'Aquila, Ponte Belvedere, il degrado nascosto, 2 giorni in più per terminare la pulitura delle parti pericolanti. Il Comune si è accorto che le zone ammalorate sono più estese. Per il docente Dante Galeota la situazione è del tutto normale, non è mai stata fatta manutenzione, ma la struttura è sicura. Dopo le operazioni di messa in sicurezza si dovrà pensare una volta per tutte alla ricostruzione. E poi botte al prete, individuato l'aggressore, si tratta di un uomo residente a Fontecchio, non nuovo a situazioni del genere. Poi ancora siamo ad Avezzano per l'ex El Foundry, ora Vuxi Catch, c'è il piano di rilancio. Ieri incontro al Ministero a Roma, l'amministratore delegato parla di nuovi prodotti sul mercato, le critiche del sindacato, Tangredi e Bisegna fanno il punto, ancora non siamo al completo. E poi ancora in taglio basso, a Sulmona Comune è già polemica sul nuovo mega dirigente nominato dalla Casini.
Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti del Messaggero Abruzzo, in carcere per 3 anni da innocente, accusato dalla ex compagna di violenza sessuale, fu condannato a Chieti e nei successivi gradi, ma la prova decisiva fu ignorata. Dopo la revisione del processo e un nuovo ricorso della donna, la Cassazione ha definitivamente scagionato Gabriele Colella. Fu addirittura di 6 anni la prima sentenza, nessuna traccia di DNA dell'uomo residente a Manopello sul corpo della presunta vittima. E poi ancora: il mio calvario iniziato nel 2003, ho perso il lavoro e pagato 40.000 euro l'onta del cellulare al funerale di mamma. E poi ancora un'altra vicenda: postino arrestato, scatta la sospensione, l'impiegato dell'ufficio di Brecciarola accusato di peculato per aver sottratto denaro dai conti di 2 anziani. In taglio basso, requisiti dal comune, i loculi inutilizzati, soluzione drastica per far fronte alla carenza di spazi, pronta la graduatoria in base all'età dei concessionari. Tutto questo a Chieti. E poi ancora, siamo a Vasto, carenza di anestesisti al San Pio, si rischia lo stop degli interventi, l'ospedale potrebbe entrare in emergenza già da lunedì, lettera del primario Marinucci ai colleghi e al manager ASL. L'avviso pubblico scaduto appena una settimana fa è andato deserto, conseguenze sul personale. E poi ancora, capannone abusivo sequestrato al porto di Ortona, nel mirino del Roan, una struttura in area demaniale, risultata priva di autorizzazioni, sigilli del GIP. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Teramo. Giunta, il sindaco prende tempo, un nuovo incontro con i gruppi, gli ex assessori con il fiato sospeso, Italia Viva in difesa della Marroni, ancora incerta la sorte di Mistichelli del PD, sempre più probabile l'ingresso di Cavallari, slittato l'annuncio di D'Alberto, la composizione dell'esecutivo diventa un rebus, tutte le possibilità. Di spalla, serigrafie per coprire il rudere di via Muzzi. E poi ancora, in taglio basso, fugge con i 2 figli, padre finisce sotto processo. A Giulianova, e siamo nell'ultima pagina di cronaca del Messaggero, da marzo gli sfollati fuori dagli hotel, una PEC del 24 gennaio ha comunicato alle strutture ricettive che i terremotati che occupano gli alberghi dovranno andare via, gli ospiti disperati, per noi è stato un fulmine a ciel sereno, un pensionato dice ora veramente non sappiamo dove andare. Lasciamo il Messaggero, andiamo ora sulle pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco qui la situazione nel comune di Teramo. D'Alberto incontra di nuovo Italia Viva, ma i nodi da sciogliere non riguardano solo la Marroni, riflessioni anche dentro Insieme Possiamo. Ad emergere l'atteggiamento di un'Italia Viva che preferisce il silenzio e zero forzature in attesa delle comunicazioni del caso. Oltre alla Marroni figurano anche i nomi di Simone Mistichelli e Sara Falini. Facciamo il punto con il servizio del TG6. Tutti con il fiato sospeso sulla futura giunta al comune di Teramo. Tra poche ore sapremo chi resta dentro dei vecchi assessori, chi torna a casa, chi entra per la prima volta. L'incognita più grande è la presenza nell'esecutivo di Italia Viva, che oggi conta 3 consiglieri: Giovanni Luzzi, Osvaldo Di Teodoro, ex Teramo 3.0, e Flavio Bartolini, fuoriuscito dal PD. Il nuovo gruppo chiede di riconfermare la vice sindaco Maria Cristina Marroni e alle consultazioni con il primo cittadino D'Alberto si presenta Alfonso Di Sabatino, detto Dodo, ex vice sindaco di Brucchi e oggi renziano. È lampante che l'ingresso in giunta di Italia Viva non è gradito agli altri gruppi di maggioranza. Il partito di Renzi, in provincia di Teramo, fa riferimento all'ex parlamentare Tommaso Ginoble e l'asse che quest'ultimo avrebbe costituito con il centrodestra di Paolo Gatti nel rinnovo dei vertici della Ruzzoreti è stato denunciato con forza dagli alleati di D'Alberto. E in questo momento di importanti decisioni, l'ambiguità
continuità dimostrata da Italia Viva sembra non essere garanzia di stabilità futura. E che i renziani forse siano stati già scaricati lo si può capire da un post furioso pubblicato su Facebook dal consigliere Luzzi, che lamenta un isolamento politico del suo nuovo partito e parla di invidie e gelosie all'interno della maggioranza. Anche se Italia Viva non dovesse far parte della nuova giunta d'Alberto, la partita dei numeri in consiglio comunale si chiuderebbe comunque con un pareggio, cioè a numeri invariati. Fuoriescono i 3 consiglieri renziani ed entrano i 3 civici della minoranza, Mauro Di Dalmazio, Graziano Ciapanna e Giovanni Cavallari. A quest'ultimo andrebbe la fascia di vice sindaco. Blindati nella nuova giunta resterebbero Andrea Core e Valdo Di Bonaventura, mentre tutti gli altri ex assessori restano in bilico. È probabile che da 7 si passerà a 9 assessori, uno dei quali nominato direttamente dal sindaco D'Alberto. Il centrodestra intanto parla di fallimento politico del governo della città e prova a ricompattarsi e promette un'opposizione dura. Pagina 6 sulla città, refettorio anche all'infanzia Fornaci Cona, sopralluogo positivo del sindaco nei locali del Forti per verificare la possibilità di avviare i lavori. Pagina 8, la rubrica Vivere Abrex nel circuito per distribuire valore e innovazione. FAS Distribuzione, un'azienda in costante crescita che ha sviluppato collaborazioni nazionali e internazionali. Proseguiamo, siamo a pagina 10, la provincia raccoglie l'appello di Ancarano, ma Lanfranco Cardinale puntualizza la diffida, mi pare la formula meno adatta per dialogare la contestazione. Tutti i comuni possono fare la lista della spesa, ma questo non moltiplica le risorse a disposizione. Poi ancora la cronaca, Notaresco, Chieti, Daspo per 4 tifosi neroverdi. I carabinieri sono riusciti a risalire agli ultras che a dicembre si sono resi protagonisti dei disordini. I carabinieri di Silvi hanno arrestato un senegalese per spaccio di sostanze stupefacenti. Avanti poi con pagina 14, spia le ballerine del night con le telecamere, gestore di un locale di Martinsicuro denunciato dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro. Aveva installato il sistema in modo illegale per controllare il lavoro anche di baristi e intrattenitrici. Poi ancora ad Ancarano, Dino Pepe chiede un intervento alla regione sulla vertenza Gama. La Val Vibrata sta soffrendo a causa di diverse crisi aziendali che si legano ad altre problematiche. Poi ancora siamo a Giulianova, allarme per la sicurezza a Parco Cerulli, da giorni l'area verde è al buio, i residenti chiedono aiuto al sindaco. Paolo Giorgini è stato nominato come delegato giugliese a rappresentare il comune al BIM. E poi ancora, caos in A14, depositata l'istanza per il dissequestro, Marsiglio drastico, in caso di rigetto chiederemo lo stato d'emergenza e la nomina del commissario. E poi ancora, il sindaco di Silvi ha disposto il posizionamento di un rivelatore fonometrico per una settimana, proprio per determinare i livelli di inquinamento acustico. E apriamo ora la parentesi finale legata allo sport. Sulla città si parla di Serie C, Teramo, il calendario può dare una mano. Domenica la gara col Rende per tornare a correre, calabresi privi di 4 pedine per squalifica. Sono ore decisive sul fronte mercato per l'attaccante Riccardo Martignago, l'attaccante che ieri ha corso a parte rispetto al resto del gruppo. Si attende la formalizzazione del suo addio. Tedino ritrova Minelli dopo i fastidi a Linguine e Iotti ormai senza più febbre. Per il basket, crisi Roseto, quarto stop di fila, ora il baratro è davvero ad un passo, dopo il supplementare arriva lo stop contro Montegranaro e questa sera si replica alle 21 in Puglia contro San Severo. Proseguiamo, lasciamo la città, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, prima di tornare su Centro e Messaggero, Corriere dello Sport, con l'ufficialità arrivata ieri di Christian Eriksen all'Inter, acuto Inter, debutto di Eriksen alla Scala di Milano, ieri il Gran Galà a teatro, stasera sarà già in panchina contro la Fiorentina, un sogno, qui è tutto fantastico, giocherà con il 24 di Kobe, ha firmato
governato per 4 anni. Poi di spalla Conte e Sarri, la solitudine dei numeri primi perché non bastano le vittorie. Sotto la testata Ibra CR7 che coppia nella notte dedicata a Bryant, il Milan ai supplementari conquista la Juve in semifinale. Cialanoglu aggancia il Torino al 91esimo sul 2-2 e poi sigla il sorpasso. Zlatan chiude con il 4-2, Mazzarri va fuori. Poi LeBron, io erede di Kobe, Mattarella lo ricorda, era legato all'Italia. Le parole anche dell'attore Jack Nicholson, tifosissimo dei Lakers, mi mancherà. La rivelazione, mai assieme alla moglie in elicottero. Andiamo avanti sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ecco qui l'apertura, Milan cose turche, gran rimonta e 4-2 in semifinale, sfiderà la Juve. Furia Toro, Cialanoglu e Ibra entrano e cambiano la gara ai supplementari, ma dopo 36 minuti Rebic andava espulso. Mazzarri, errore clamoroso di Pasqua. E poi ancora andiamo in taglio medio, tenore Eriksen dalla Scala alla prima con l'Inter, è fantastico, porterò gioia, cuore LeBron, Kobe, io sarò il tuo erede. Poi Juventus, mal di testa Sarri, 5 attaccanti, troppi rebus. Florenzi saluta Roma, destinazione Valencia, Napoli su Rodriguez. E poi la prima di Tutto Sport con l'apertura, inferno Toro, Milan spietato 4-2, Granata rimontati, poi il crollo nei supplementari, manovre Juve, Emre Chao sul tedesco, non solo il Borussia, Borussia Dortmund, occhio all'inserimento di Mourinho e di altri club inglesi, poi Bryant, sempre Kobe, lacrime a San Siro, ma salta il minuto di silenzio, esplode l'ira dei tifosi. Torniamo sui quotidiani locali e andiamo sul centro, ecco qui le pagine dello Sport, si parla di Serie B e di calciomercato, rosa riequilibrata, assalto alla punta, Seccono al Perugia che chiede Palmiero per Melchiorri, e poi il vice di Fiorillo sarà all'Astra, in arrivo dal Parma, naufraga la trattativa per Pucino, rientra Elisalde, si spera nel ritorno di Sottil. Poi ancora Castrati saluta e va a Trapani, la dirigenza ora cerca un tecnico che possa sostituire le Grottaglie in primavera. E poi ancora Serie C. Attacco sterile, il Teramo non sfonda, i biancorossi hanno segnato 24 gol come il fanalino di Codarieti, dietro Bombaggi c'è il vuoto, manca un vero bomber. E poi per la Serie D a Vasto inizia l'avventura di Silva, farò di tutto per centrare i playoff. Invece sul fronte Chieti, Mergiotti dall'ultimatum, via chi non onora la maglia del Chieti, si cerca un portiere, occhi sull'ex Siena e Foggia. Ivanov, vediamo il servizio del TG6 proprio relativo alle ultime vicende di Serie D. È finito il matrimonio tra Marco Ameglia e la Vastese. Il nuovo allenatore è Massimo Silva, che ha superato la concorrenza dell'ex tecnico del Francavilla Gigi Iervese. L'ufficialità nella nota diramata stamani dalla società aragonese, un rapporto, quello tra Ameglia e la Vastese, che si era già incrinato da settimane e che aveva avuto il suo epilogo già dopo la secca sconfitta di Fiuggi. Il chiarimento di una settimana fa ha avuto solo, a conti fatti, l'effetto di trascinare inutilmente avanti una situazione che in realtà non aveva vie d'uscita alternative se non la separazione appunto tra Vastese e Ameglia. La gara col Campobasso ne è stata la dimostrazione. Il suo arrivo lo scorso luglio era stato presentato come un progetto triennale finalizzato alla crescita della società e dei risultati sportivi, ma la Vastese non ha mai veramente ingranato, dando la sensazione di essere una squadra di talento ma incompiuta. Ora tocca a Massimo Silva, attaccante del Pescara dal 79 all'82, già allenatore dell'Ascoli in Serie B, lo scorso anno in D ad Isernia, in una stagione culminata con la retrocessione dei Pentri. Silva debutterà poi domenica nella trasferta di Civitanova contro la San Giustese. Situazione incredibilmente difficile invece a Chieti. Con un comunicato diramato questa mattina, la società ha indetto il silenzio stampa fino a data da destinarsi ed ha chiesto scusa ai propri tifosi per le indecorose prestazioni offerte dalla squadra nelle ultime due gare, con le cinquine subite da Porto Sant'Elpidio e Agnonese. Nella nota si invitano i tifosi comunque a restare vicino alla squadra, precisando che la società non lascerà nulla di intentato affinché venga raggiunta la salvezza e che
perché è pronta ad adottare severi provvedimenti nei confronti di quei calciatori che non onoreranno la maglia. Nella nota, il presidente Mergiotti puntualizza anche che la società è in regola ed ha onorato le scadenze relative a corresponsione degli emolumenti attesserati ai calciatori, pagamento dei fornitori e adempimenti di natura fiscale. Nella prossima giornata, il Chieti è chiamato ad una prestazione d'orgoglio quando sabato pomeriggio ad Ortona riceverà la vice capolista Matelica. Il basket, Cordisco, Ingegneri in campo e fuori. L'ortonese di 27 anni, play della Virtus Bologna in A1 e dirigente della Philip Morris, tanti sacrifici ma sono una donna felice. Ho conseguito la laurea a fine 2016 e subito dopo sono stata assunta, dirigo un team di persone che si occupa della produzione di sigarette. Mi alzo la mattina alle 6:30 e sono 10 ore in azienda, poi vado a fare allenamento, la sera torno a casa stremata di Ortona. Mi manca il mare. E poi ancora, a proposito, è sempre parlando di basket di A2, Roseto a San Severo per scacciare la crisi, può tornare la Ten, stasera gli Sharks in campo dopo il KO con Montegranaro. Mercato, si valuta l'ipotesi di riprendere il pivot americano. E poi per la Serie B, Sorgentone carica l'ESA per espugnare Faenza, turno infrasettimanale, impegno proibitivo per l'Adriatica Pressa Fabriano, domani il Giulianova. Vediamo il Messaggero, le due pagine di sport prima di chiudere. Ecco qui, Abruzzo Sport, siamo alla Serie B. Pescara, mercato, altro che rinforzi. Il Delfino ha 3 giorni dal gong, continua a perdere pezzi e ora le scelte diminuiscono. Fino a venerdì bisognerà correre contro il tempo, serve un difensore, serve anche un attaccante. Il gol di Melchiorri al Livorno complica ancora di più il quadro della possibile trattativa con il Perugia. E poi ancora contro il Cosenza, da valutare Castanos e Di Grazia. Per il basket, Sharks a San Severo nel momento peggiore, stasera alle 21 il recupero della quinta giornata, uno scontro diretto ormai decisivo per la salvezza. Serie C, Teramo, ora Mungo vuole riprovarci, il centrocampista tenterà di conquistare una maglia da titolare per la sfida con il Rende, anche per iniziare a cercare un riscatto dopo una prima parte di stagione vissuta tra alti e bassi. Serie D, Vastese, Bolami deluso, troppi alti e bassi. Ieri primo allenamento con il neo mister Silva, ho il giusto entusiasmo. E poi Chieti, patron Mergiotti pronto al pugno di ferro, scatta pure il silenzio stampa, pronti ad adottare importanti e severi provvedimenti verso i giocatori. Per il campionato di eccellenza, lanciamo chance sprecata per allungare. Noi chiudiamo qui questa edizione odierna di Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 nelle 3 edizioni principali delle ore 14, 19 e 23. Grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortesia. Attenzione, buona giornata.